Le opere di Pignatelli che presentiamo qui a Villa Malpensata escono per la prima volta dal suo studio dopo 15 anni. 15 anni di lavoro attento, meticoloso sul significato dell'opera astratta. Un percorso che abbiamo cercato di cadenzare con una struttura narrativa importante, con testi poetici dello stesso Pignatelli e cercando di rendere evidente per il pubblico che si tratta del risultato di un percorso di approfondimento molto singolare, di carattere antropologico, di carattere semiologico, di carattere sociologico. Basti pensare che abbiamo cercato di ricostruire all'interno delle sale del museo lo studio milanese di Pignatelli. Il tavolo di Pignatelli è un momento importante della sua creatività, è il luogo dove precipitano centinaia, migliaia di immagini che popolano il suo immaginario, la sua visione dell'arte. È un luogo di decantazione di una grande quantità di cose, di sogni, di prospettive, di ricordi, di memorie, da cui prende poi a piene mani per realizzare i segni del suo astratto. Abbiamo quindi pensato insieme all'artista che fosse necessario riprodurlo nella sua grandezza per dare l'idea di un processo creativo al visitatore che così non ha soltanto davanti a sé un'opera d'arte, ma ha davvero innanzi a sé l'artista. Sono opere molto importanti, si intitolano tutte e due Cosmogonie, sono due cosmogonie diverse, racchiudono insomma in sé la molteplicità dei lavori che lui realizza sulle vecchie tele ferroviarie. Sono tele bucate, lavorate, cangiate, lavorate con gli acidi, cucite, ricucite. C'è tutto il lavorio della sua esistenza, c'è tutto il lavorio della sua capacità di raccontarci il mondo per piccole immagini che vengono rievocate dentro noi grazie alla presenza di quegli archetipi che la gran parte di noi possiede. Guardiamo queste opere, immaginiamo la nostra infanzia, guardiamo queste opere, immaginiamo il nostro presente e guardiamo queste opere, in fondo vediamo figure di un futuro che non conosciamo, ma tutti noi cerchiamo di raggiungere meglio possibile. Allestire la mostra di Pignatelli ha voluto dire entrare proprio nel mondo di Pignatelli, perché questa è una mostra sull'artista e è stato fondamentale per me poter visitare il suo studio, entrare nel suo mondo, poter vedere come lavora, come crea, come riesce a creare tutte le sue opere. E quindi è stato proprio naturale per me proporre all'artista di poter portare una parte del suo studio all'interno del nostro museo e far sì che l'allestimento del suo studio diventasse poi l'allestimento dell'esposizione. È per questo che anche le finiture dei muri sono state studiate proprio per rendere al meglio quella che è l'atmosfera anche molto industriale che regna all'interno dello studio di Pignatelli. E quindi proprio passeggiando all'interno dell'esposizione si potranno trovare parti, alcuni elementi di arredo del suo studio, le sedie, i divani, ma anche i pennelli, i carrelli o il grandissimo tavolo sul quale sono disposte tutte le foto che sono l'ispirazione, la prima ispirazione per tutta la creazione delle opere di Pignatelli.